Finestre chiuse, inquinamento sempre più pesante, odori e polveri irritanti. L'estate i residenti del rione di Servola l'hanno trascorsa in queste condizioni, facendo i conti giornalmente con una situazione ormai invivibile, esasperati dalle fumere nere, dalla puzza e non ultimo preoccupati per le vibrazioni dello scorso giugno del circuito a vapore Elettra che funziona in emergenza da una quindicina di giorni. Si chiedono che aria tira in tutti i sensi e temono che in caso di commissariamento dello stabilimento siderurgico la situazione ambientale peggiori ulteriormente. Sicuramente le PM10 hanno sforato abbondantemente, ma soprattutto molto pericoloso il benzene, dove abbiamo avuto dei picchi veramente anche 10-20 volte quello che è il numero ammesso su base annua. Sostanze cancerogene che per la salute dell'uomo significano asme, allergie, broncopatie, cancro e disturbi del sistema immunitario. Noi chiediamo che vengano rispettate le leggi e i regolamenti per quanto riguarda la gestione dell'impianto e laddove non sia possibile con una gestione attenta dell'impianto prevedere la riduzione della produzione o qualunque altra soluzione porti a una situazione di normalità che si possa vivere.